tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti. Volevo registrarvi prima il video delle scorte, delle cose che ho portato qua dai miei genitori, però alla fine giro prima questo perché ho tanti prodotti da farvi vedere, altrimenti il video viene troppo lungo. Come al solito giù nell'info box trovate i vari link delle review che ho fatto nel mio blog, così potete trovare inci e prezzi, dove trovare i prodotti, eccetera. Allora, vorrei partire da due prodotti della Sien. Sono due saponi per mani. Allora, questo qua era alla pera e mirabella, era un'edizione limitata che mi è piaciuto molto, ha una buonissima profumazione, sa proprio di pera, quindi se non vi piace l'odore di pera non ve lo consiglio, però a me è piaciuto veramente tanto, lava molto bene le mani, non secca la pelle, è un buon prodotto, costa tipo 99 centesimi a mezzo litro, quindi ottimo. Stessa cosa per questo qua che invece era Summer Passion, anche questa è una profumazione buonissima, mi è piaciuta un sacco, non saprei descrivervela, però veramente molto buona. Avevano fatto anche una limited edition dell'edizione quella estiva, Summer Passion, però ho visto gli ingredienti sono diversi, quindi non credo siano gli stessi prodotti. Comunque, questi saponi per le mani ve li straconsiglio perché costano poco e sono molto buoni. Ho terminato poi questo gel doccia di Ioeco al carciofo, qui c'è scritto che è depurativo e protettivo per pelli grasse, 400 ml, lo avevo acquistato da Acquasapone, mi è piaciuto veramente molto, ha una buona profumazione, non si sente il carciofo, comunque una profumazione fresca, lava molto bene il corpo, non irrita la pelle, non la va a seccare, per pelli grasse, boh, non lo so, secondo me è adatto un po' a tutti i tipi di pelle, perché comunque non secca, quindi è un normalissimo gel doccia, e mi è piaciuto molto, non mi ricordo il prezzo, perché sinceramente l'ho acquistato un sacco di tempo fa, però mi è piaciuto. Ho terminato poi lo shampoo di Florame, ed è lo shampoo quello brillantezza, questo ve l'ho mostrato nel video dei prodotti che ho portato qua dai miei genitori per quanto riguarda la cura dei capelli, è un prodotto certificato EcoCert che mi era stato omaggiato dall'azienda o al Sana o al Cosmo, prof non mi ricordo, mi è piaciuto, una buona profumazione, lava molto bene i capelli, non li va a seccare, non irrita il cuoio capelluto, l'unica cosa cambierei il tappeto qua perché il foro di uscita del prodotto è veramente microscopico e quindi per far uscire lo shampoo ci vuole un sacco di tempo. Per il resto è un buonissimo prodotto, questo marchio mi sembra si può trovare su Ecoverde, forse anche su Sorgente Natura, ma non ne sono sicura. Ho terminato poi il deodorante della Dermomed frangipane e pesca bianca, mi è piaciuto molto, buona la profumazione, persiste ma non in modo aggressivo, non macchia i vestiti, non irrita la pelle neanche dopo la rasatura, tiene bene, mi è piaciuto. Comunque in generale i deodoranti Dermomed mi piacciono sempre molto, alcuni hanno degli ingredienti migliori di altri, comunque costano tipo un euro, ve li consiglio anche questi, mi piacciono tanto, credo di averne altri da utilizzare. Ho terminato poi in realtà tutti in casa, questi sono prodotti insieme a saponi per le mani che abbiamo utilizzato tutti in casa. Allora, questo detergente intimo Dermogella con pH 5.5 che era già qui in casa ed era quasi finito, l'ho utilizzato poche volte, mi è piaciuto, non ho idea né di dove si possa comprare né di quanto costi, comunque un buon detergente intimo. Poi abbiamo terminato questo qua che è di Vivena, un detergente intimo 0% alcol, saponi, coloranti, allergeni da profumo, pH fisiologico, testato al nickel. Questo qua si trova al Penny, credo. Mi è piaciuto, la profumazione non tanto, però come detergente intimo è abbastanza buono, ne abbiamo un altro in casa, non mi ha dato nessun tipo di problemi, quindi promosso anche se la profumazione non mi fa impazzire. Poi ho terminato questa maschera per capelli, anche questa sempre presente nel video dei prodotti che ho portato qua dai miei per quanto riguarda i capelli, del marchio Caffè Mimi. Questo marchio si può trovare su Bio Vegan Shop, no, su Bio Emporio Natura mi sembra, non mi ricordo, comunque tanto sul mio blog c'è scritto, anche questo mi era stato omaggiato al Sana, è un marchio da quello che
vedo per via delle scritte che è russo. Mi è piaciuta questa maschera. Allora, la profumazione non tanto, però come maschera è buona. Inoltre mi è piaciuto anche il packaging perché è molto pratico, è comodo, esce bene tutto il prodotto, quindi per me è assolutamente promossa e poi dura anche tanto perché basta pochissimo e non va ad appesantire i capelli, quindi mi è piaciuta. Poi ho terminato il detergente per il viso con olio puro nutriente di karité dei provenzali per tutti i tipi di pelle. Questo mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Mi è piaciuta la profumazione, mi è piaciuta come si comportava sul viso, non mi andava a seccare la pelle, non l'andava a tirare, non bruciava gli occhi, la puliva bene. Veramente un buon prodotto, quindi buonissimo. Se lo trovo di nuovo lo ricompro, quello lo avevo preso in una rivista. Ho terminato poi un burro cacao di Dottora Ushka, questo qua ne ho un altro da iniziare sempre. Mi è piaciuto tantissimo, buonissima la profumazione, un po' erbacea ma veramente molto molto buona. Mi ricorda anche qualcosa di estivo, mi viene da dire citronella ma non sa assolutamente di citronella, comunque è veramente fantastico, va a nutrire la pelle, la va a riparare, la rigenera, è fantastico. Io l'ho utilizzato che avevo le labbra un po' screpolate, è stata una manna dal cielo, me lo mettevo anche la notte e al mattino c'era ancora sulle labbra, quindi ottimo, ha una giusta consistenza, è veramente fantastico, ve lo straconsiglio. La pecca grossa è il prezzo, perché ha un prezzo secondo me veramente sproporzionato per essere un burro cacao, però effettivamente è fantastico, uno dei migliori che io abbia mai provato. Se però lo provate ve lo consiglio d'inverno, perché ho paura che si vada un pochino a sciogliere lo stick durante l'estate, quindi forse è meglio utilizzarlo per l'inverno. Poi ho terminato questa mini taglia di bagno schiuma di Yves Rocher per il cacao, era un'edizione limitata che adesso non c'è più, infatti di questa la recensione non ve la faccio. Lo avevo iniziato a utilizzare per portarlo a scuola per lavarmi le mani, poi niente, è successo quello che è successo, quindi l'ho utilizzato, ci ho fatto un paio di docce e poi l'ho utilizzato anche per i piedi, mi è piaciuto molto, non secca la pelle, la profumazione è buonissima, buonissima, si sente sia la pera sia il cacao, è veramente buono. Ho terminato poi anche il dentifricio di Forans, questo qua era della linea Silver for White, era con appunto argento, l'ho utilizzato anche in combinazione con lo spazzolino che ha le setole, nelle setole ci sono gli ioni di argento, dovrebbe essere un'antiplacca, comunque mi è piaciuto, ha un buon sapore, lava bene i denti, alito fresco, non ho niente da dire, io su questi dentifrici mi sono piaciuti tutti, si possono trovare al Tigotà, ma io li ho visti anche all'Ecom, nei discount Ecom, comunque veramente molto buoni, costano su 4 euro e qualcosa. Infine ho terminato un po' di maschere. Intanto mi sono fatta due maschere di Mary Lou Bio con un campioncino, mi sono fatta un'applicazione. Questa qua è una maschera purificante. Allora, mi ha lasciato la pelle molto pulita, ma io non l'andrei ad acquistare perché la profumazione praticamente sa di coccoina, la colla che si utilizzava un po' di anni fa, non so se adesso si utilizza più, comunque quella profumazione piace a tutti, io ho sempre odiato il profumo di coccoina, quindi non mi è piaciuta la profumazione ma mi è piaciuta la maschera. Ho terminato anche questa maschera qua che ho preso su Wish ed è del marchio Bioacqua, questo qua con melograno che poi in realtà sembra una cipolla, comunque di questa non vi ho fatto la recensione e non vi faccio vedere l'inci perché è scritto in cinese, giapponese, coreano, non ne ho idea, comunque un buon profumo, è molto imbevuto di gel, non scivola via dalla pelle la maschera, non cola. Mi ha lasciato la pelle molto luminosa e idratata, non unta, non appiccicosa e non appesantita, si può acquistare sul sito makeup.it e costa 2,80€. Me lo sono segnato con un post-it qua dietro perché queste maschere se no poi durante il mese mi scordo se mi sono piaciute o no, comunque questa mi è piaciuta e su Wish costa ancora meno. Poi ho utilizzato questa maschera, questo campioncino di Natura Siberica, Black Cleansing Face Mask, ma non mi ha saputo di niente. Poi
Mia sorella ha utilizzato questa qua, che è del marchio Perderma, ed è, sono guantini, hanno maschera per le mani, sono quei guantini monouso. Mi ha detto, mi ha scritto qua dietro che le ha lasciato le mani soffici, morbide ma un pochino appiccicose. La profumazione però vi posso dire che a me è piaciuta tantissimo, veramente buonissima. Poi ho utilizzato io questa maschera qua di The Creamy Shop, è una maschera al caffè. Ha un profumo molto forte ed è un mix tra il caffè e il cioccolato, è ricchissima di siero ma questo siero non cola, la maschera non scivola via dal viso, lascia la pelle liscia e fresca, il colorito più uniforme, pelle tonificata e decongestionata, quindi mi è piaciuta. Ho utilizzato, no, questa mia sorella perché c'è l'aloe e mi fa allergia sul viso, del marchio Love Recip, non so come si dice, comunque di Sally's Box. Queste maschere si possono trovare all'OVS, questa l'ha utilizzata appunto mia sorella e ha detto che l'ha lasciato la pelle morbida e liscia. Poi io sempre dello stesso marchio ho utilizzato questa qua che è al limone, è molto imbevuta, non cola, il tessuto è buono, il tessuto non scivola, ha una buona profumazione, mi ha lasciato la pelle più luminosa e il colorito più uniforme, quindi anche questa promossa. Ho utilizzato poi questo patch per il naso del marchio G9 Skin, anche questo mi sembra l'avevo acquistato al Cosmo Prof, ha un cattivo odore, non vi dico di cosa ma mi ricordo che ha un cattivo odore, è molto efficace però ha una forma scomoda perché è a forma di farfalla e le ali della farfalla vanno a prendere anche il contorno occhi, che è una zona un po' delicata e preferiscono non andare ad applicare questi cerotti per i punti neri. Comunque al di là della forma e dell'odore è stato molto efficace, quindi lo promuovo. Poi ho utilizzato questi patch occhi di Tiger, questi qua sono quelli al green tea, quindi al tè verde, aderiscono molto bene ma sono un po' asciutti, mi hanno dato un leggero pizzicore e non hanno fatto assolutamente niente, quindi non li ricompro. Ho utilizzato poi questa maschera qua al cioccolato di 7-Eleven, Montagne Jeunesse, mi è piaciuta tantissimo, ha una profumazione molto forte di cioccolato, comunque mi ha lasciato la pelle molto pulita, è veramente ottima, quindi questa credo di riacquistarla. Poi ho terminato anche questa maschera per le labbra di Perderma, che sinceramente non ci ho scritto niente, neanche mi ricordo più di tanto, comunque non credo che mi abbia sconvolto perché non ho lasciato post-it, comunque tanto giù nell'info box trovate il link della recensione di questi patch. Ho utilizzato questa maschera di Comfort Zone, la Sublime Skin, ma a parte l'odore buonissimo non mi ha fatto niente. Poi ho utilizzato questi campioncini, con tutti questi campioncini ci ho fatto una maschera di Elan, ed è la maschera per pelli grasse e impure, argilla scrub, maschera scrub all'argilla verde, niente di che, anche questa. Ho utilizzato poi i patch di Patchology, questi qua sono quelli per la notte, ma non mi hanno detto niente neanche questi, erano più buoni gli altri, quelli illuminanti, questi non li andrei ad acquistare nuovamente. E poi ho utilizzato questa maschera Aroma Skin alla lavanda di Beaudiani. Anche questa l'ho acquistata al Cosmo Prof, mi è piaciuta molto, sapeva tantissimo di lavanda ed è carina perché appunto associa ai benefici di una maschera anche l'aromaterapia. Effettivamente aveva una profumazione molto rilassante, mi è piaciuto anche l'effetto sulla pelle, quindi penso proprio che riacquisterò questa maschera perché mi è piaciuta tanto, soprattutto la profumazione molto rilassante, era molto fresca, ben imbevuta, mi è piaciuta. Quindi questi erano i miei prodotti finiti, spero di non aver fatto un video troppo lungo e di non avervi annoiato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!